Quando la scuola si apre al territorio, anche le celebrazioni del Natale diventano contaminazione di culture ed esperienze diverse. I piccoli alunni dell'Istituto Comprensivo di Amicis hanno dato vita ad un presepe vivente in piccole casette di legno, accompagnati dalle insegnanti e sostenuti dai familiari, ciascuno interpretando un personaggio dell'antica Betlemme. Insieme a loro, negli spazi all'aperto messi a disposizione dalla cooperativa Coldiretti, hanno trovato ospitalità anche artigiani e produttori locali con i loro stand di articoli natalizi e prelibatezze da degustare. La sera spazio a spettacoli e concerti di musica dal vivo. A San Ferdinando di Puglia il Natale è una festa vissuta in armonia da piccoli adulti. Abbiamo messo a disposizione tutta la location naturalmente e loro con i bambini, con due classi di bambini che della scuola di Amicis e con l'aiuto della Proloco abbiamo realizzato questa manifestazione. Un'esperienza che avvicina i bambini al vero significato del Natale e alle tradizioni identitarie della loro terra. Lavorare con i bambini è faticoso, ma altrettanto bello e divertente. Ci stanchiamo, ma attraverso i loro sorrisi otteniamo la nostra massima gratificazione. Questa iniziativa che abbiamo inaugurato l'anno scorso, quest'anno si è riproposta, ha coinvolto anche le altre due scuole dell'infanzia del nostro istituto e siamo tornati qui alla cooperativa Coldiretti perché crediamo che nell'agricoltura ci sia il senso di quello che siamo. Noi siamo il paese delle pesche e dei carciofi, noi siamo questa comunità che intorno al lavoro della terra e delle mani riconosce se stessa. I bambini sono il futuro del nostro paese e quindi noi vogliamo che il nostro paese con le proprie tradizioni, infatti è coinvolta anche la Proloco cittadina, e con l'economia agricola del nostro paese sia il futuro dei nostri bambini. Le tradizioni dunque vanno preservate dall'avvento della modernità e il loro valore trasmesso con gioia ed entusiasmo alle future generazioni, dicono dalla Proloco di San Ferdinando di Puglia. Le tradizioni vanno conservate e implementate, secondo me. Questo è un po' l'obiettivo che la Proloco si pone. La Coldiretti in questo è sempre molto attenta, rappresenta il territorio, una grossa realtà del territorio, e speriamo che piaccia e che continui a piacere sia quest'anno sia nelle prossime edizioni.